Caos scuole, alle 7.55 di questo martedì mattina sono cominciate ad arrivare voci anche dal comune di Sala Consilina della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Una decisione presa all'ultimo secondo, visto che alle 8 di questa mattina l'ordinanza non era stata ancora firmata dal sindaco Francesco Cavallone. Alla fine la conferma arriva dal vice sindaco Luigi Giordano, dall'assessore alla scuola Mimma Ferrari e dal consigliere Elena Gallo. Scuole chiuse oggi a Sala Consilina. Una decisione ritenuta necessaria non tanto per le condizioni meteo di oggi, ma per le condizioni di accessibilità ad alcune scuole, come ad esempio San Rocco e Viscigliete, che dalle prime ore della giornata avevano preoccupato studenti, famiglie e genitori. Intanto sul web monta la protesta di studenti e docenti che hanno raggiunto le strutture scolastiche senza poi potervi accedere vista l'ordinanza di chiusura. Il peggiorare delle condizioni atmosferiche ha fatto fare dietro fronte agli amministratori di alcuni comuni, ma purtroppo studenti ed insegnanti erano già giunti a scuola con diverse difficoltà a far ritorno a casa. L'ingresso ad alcune delle scuole restava però problematico, come la viabilità in alcune arterie, oltre alle difficoltà di accesso a Sala Consilina ad altri comuni del Vallo di Diano. Anche a San Rufo e a Monte San Giacomo, a causa della neve caduta questa notte, è arrivata l'ordinanza di chiusura per oggi, martedì 17 gennaio. Tra i sindaci che avevano già ieri disposto la chiusura delle strutture scolastiche per la giornata odierna, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Teggiano, Polla, Caggiano, Padula, Sanza, Buonabitacolo, Atena Lucana, Sassano, Pisciotta. Anche le udienze in programma nella giornata di oggi presso il Tribunale di Lagonegro sono state rinviate a causa delle condizioni in cui versano le arterie che portano al presidio di giustizia. Intanto, nella giornata di oggi, nel Salernitano, il tempo ha avuto un netto miglioramento grazie allo spostamento verso sud del vortice depressionario responsabile della lunga ondata di maltempo. La neve cadrà in montagna e in alta collina.